Ciao, leggiamo insieme qualche pagina di Sam Strapazzi e Bullazzi. Il semaforo, ma molti lo chiamano Sam perché gli vogliono bene e anche per fare prima, è molto arrabbiato, perché a mezzogiorno, mentre i bambini stavano uscendo da scuola, era accaduta una cosa molto molto brutta. Uno dei bambini era stato messo in mezzo da tre bullazzi, un poco più grandi di lui, ma mica tanto. Il bambino si chiama Angelo e assomiglia a quell'idea che ci facciamo tutti di come sia un angelo. Biondo, ricciolo e con gli occhi chiari come un limpido laghetto con il fondo di sassolini bianchi, rotondi e puliti, e una infinità di pesciolini che schizzano di qua e di là, proprio come fanno i bambini quando sono tutti insieme. Ma torniamo a quello che era successo all'uscita da scuola. Ehi, Angioletto! E giù uno spintone. Angioletto di mammina, quando ti fai i codini con quei bei ricciolini? E giù una tirata di capelli, così forte da stirare i riccioli e riempire gli occhi di lacrime. Sei ricciolo come una bambina, e giù che scende una lacrima, e frigni come una bambina. Ora le lacrime sono già un piccolo fiume, la bambina Angela, la bambina Angela. E siccome più lacrime ci sono, più quelli si divertono. Gli sfilano lo zaino dalle spalle e lo buttano, splash, in una lurida pozzanghera e poi, stump, gran calcio allo zaino con le loro sporche scarpone da ginnastica che sembrano carri armati, con accompagnamento di spruzzi e spruzzoni. Il tutto fra risate maligne, gestazzi e parolazze che non dovrebbero mai esserci, tantomeno quando c'è di mezzo un angelo. Per fortuna, una maestra si era avvicinata, mettendo in fuga i bullazzi. Si era accoccolata vicino ad Angelo e si era fatta dare il numero di telefono dei suoi, che erano arrivati spaventatissimi 5 minuti dopo. Agli angeli veri non servono le ali, basta un cellulare, aveva pensato Sam, e la cosa sembrava finita lì. Intanto si è fatto pomeriggio. Il parco è invaso dai bambini. E c'è anche Angelo, con la maglia della sua squadra preferita, insieme con altri 3 o 4 bimbetti. Sam lo vede e subito pensa: però io lo avrei accompagnato, ricordando quello che era successo all'uscita da scuola. Ma si vede che avevano da lavorare. E mentre pensa, comincia a guardarsi intorno. Alt! Lo so che cosa state pensando. Come fa un semaforo a guardarsi intorno? Beh, è una cosa che la scienza non sa ancora spiegare, ma voi chiudete gli occhi, metteteci un po' di fantasia e vedrete che ci arrivate prima della scienza. Sam strapazza i bullazzi, Tomolo e Di Giò edizioni.